Chiusura trionfale per le Marche ai campionati italiani cadetti Kinder più Sport Cup di Desenzano del Garda. Nell'ultima mattinata di gare, due ore in pochi minuti con Davide Montanari nel giavellotto, l'imbattibile 4% femminile che si aggiungono a quello conquistato dal pesista Lorenzo Del Gatto nella prima giornata. Il bottino si completa con altre quattro preziose medaglie, gli argenti delle velociste Martina Piergallini sugli 80 e Martina Buscarini sui 300 metri, sommati ai bronzi della 4% maschile e della pesista Angela Letizia Conate. Tutto era cominciato venerdì pomeriggio quando il colosso Lorenzo Del Gatto si presentava nella pedana del peso da capolista stagionale, sbaragliava la concorrenza con 17,35, oltre un metro di vantaggio sul secondo classificato, l'abruzzese Elia Cavalancia, 16,31. Lorenzo è nato a Fermo, è tesserato per l'Avis Lattanzi di Montegiorgio e figlio di podisti. Pratica l'atletica dalla prima media sotto la guida di Alfio Petrelli, allenandosi a Porto San Giorgio, anche se vive a Montegiorgio, dove frequenta il liceo scientifico. Sabato toccava alle sprinter della Sefesta Murancona. Nella gara più veloce, gli 80 metri, Martina Piergallini correva in 10,24 e si inchinava soltanto alla friulana Sandra Cellamare. La compagna di squadra, Martina Buscarini, non era da meno. Bronzo lo scorso anno a Roma, stavolta soltanto nel finale della gara 300, veniva superata dall'altra friulana, Ilenia Vitale, ma coglieva uno splendido argento con un crono di 40,40. C'era gloria anche per la pesista Angel Letizia Conate, della Sacha in Corridonia, autrice di un miglior lancio a 12,09, che valeva il bronzo per un centimetro. Emozionante l'ultima giornata dapprima con una gara di giavellotto già chiusa dopo il primo lancio, quando Davide Montanari faceva atterrare l'attrezzo di 600 grammi a 60,13 metri, primato personale, lasciando a debita distanza il 56,73 del veneto Marco De Nadai. Nato ad Urbino, Montanari milita nella squadra locale del CUS e studia all'ITIS. Lo allena Lorenzo Del Bianco. Durante la scuola elementare Davide praticava equitazione, poi iniziato con l'atletica. In prima media ai giochi della gioventù, rilevandosi un vero fenomeno nel Vortex, l'attrezzo di gomma a forma di missile usato nelle categorie promozionali. Al primo lancio nel cortile della scuola lo tirò lontanissimo, oltre la strada, e finì dentro un ristorante. Con il Vortex è poi arrivato fino al primato di 73,42 m prima di passare al giavellotto. Il gran finale si è avuto con le staffette, con Paola Spina, Marialina Antinori, Martina Piergallini e Martina Buscarini, prime sul traguardo con 48,40 che vale oro, migliorando di 21 centesimi il fresco primato regionale stabilito due settimane fa al Memorial Musacchio di Isernia. Brillante prova anche dai cadetti, 44,43 per il bronzo di Valerio Mancini, Marco Alessandrini, Giancarlo Colmenarez Felix e Gabriel Adeneghe. Nella graduatoria per regioni, ottavo posto per i cadetti e quinto per le cadette. Le Marche ottengono così un prestigioso sesto posto nella classifica combinata.